Iniziamo con il canto numero 297, Dio aprirà una via, 297, con l'aiuto sempre di Salvatore. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò, Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé, per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà, una via aprirà, traccerà deserto, fiumi d'acqua viva io vedrò, se tutto passerà la sua parola resterà, una cosa Allora vi vengono distribuiti intanto i fogli che ho preparato per questa lezione di stasera. Intanto prepariamo e facciamo il canto numero 344, che è un canto a Maria, giovane donna, penso che lo sappiamo tutti. Invochiamo fin da questo momento anche l'intercessione della Vergine Santa per questa nostra lezione di stasera, numero 344. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore e pura libertà, il Dio lontano è qui vicino a te, voce e silenzio, annuncio di novità. Qual madre piena di bellezza,
avvolgerà con la sua ombra. Greppo per Dio, venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Ave Maria, Ave Maria. Ecco l'ancella che vive della tua parola, libero il cuore perché l'amore trovi casa. Ora l'attesa è densa di preghiere e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Ave Maria, Ave Maria. E ora invochiamo lo Spirito Santo con il canto numero 417, Spirito del Dio vivente. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, cresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma. Riprendiamo la nostra lectio divina dopo la pausa del periodo natalizio. Solo per questa settimana, ripeto, la facciamo di mercoledì, e essendo io domani sera impegnato in un'altra cosa, e dalla prossima settimana invece riprenderemo regolarmente a fare la lezione il giovedì sera. Stiamo leggendo ovviamente ancora il libro dell'Esodo. Il testo che leggiamo stasera si trova nel capitolo 17, è il combattimento contro Amalek, capitolo 17, versetti da 8 a 16. Potrebbe venire Saverio a leggerci questo testo. Esodo 17, 8, 16. Allora Amalek venne a combattere contro Israele e Refidim. Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek.
Domani io starò ritto sulla cima del colle con il mano e il bastone di Dio. Giosuè seguì quando gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cadere era più forte Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani della stanchezza, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandole poi a fil di spada. Allora il Signore disse a Mosè: scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuè. Io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo. Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò il Signore il mio vessillo e disse: una mano si è levata sul trono del Signore, vi sarà guerra del Signore contro Amalek di generazione in generazione. Bene, questo testo breve ma intenso e ricco, come vedremo, soprattutto di spunti anche molto importanti per la nostra vita cristiana. Partiamo dal versetto 8, che si limita in qualche modo a segnalare il fatto di cui stiamo parlando. Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Vi ricordate che questo cammino di Israele nel deserto, sempre in vista della terra promessa, è un cammino caratterizzato da tutta una serie di difficoltà e di fatiche, no? E quindi anche di conseguenti lamentele del popolo nei confronti di Mosè, ma in ultima analisi nei confronti di Dio stesso. Prima il popolo si lamenta della mancanza di acqua, poi si lamenta della mancanza di cibo, poi si lamenta di nuovo della mancanza di acqua. E una delle difficoltà che Israele, attraversando il deserto, deve affrontare è rappresentata anche dalle varie tribù che abitavano nel deserto, che spesso erano anche in rivalità fra di loro per garantirsi l'uso dei rari e preziosi pozzi di acqua e anche dei preziosi pascoli per il bestiame nelle poche oasi che ci sono nel deserto della penisola sinaitica in particolare. Ancora oggi quella è una zona pressoché desertica. E quindi queste tribù rivaleggiavano, guerreggiavano per accaparrarsi, insomma, questi pozzi d'acqua e questi pascoli preziosi. Una di queste tribù, che poi nel seguito del racconto biblico ritornerà molte altre volte, non solo nel libro dell'Esodo, ma anche in altri libri dell'Antico Testamento, è la tribù degli Amaleciti, che sono i discendenti di Amalek. Amalek era, stando a Genesi 36:15, se poi andate a riscontrare questo testo, Genesi 36:15-16, Amalek era uno dei nipoti di Esaù. Vi ricordate chi era Esaù? Il fratello di Giacobbe, quello che vendette la primogenitura per un piatto di lenticchie, vi ricordate, no? Allora, uno dei nipoti di questo Esaù era questo Amalek, da cui poi viene la discendenza, la tribù degli Amaleciti. Ecco, nella località di Refidim, ci dice questo versetto 8, avviene questo combattimento di Israele contro gli Amaleciti. Andiamo al versetto 9.
Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. È Mosè che organizza il combattimento contro gli amaleciti. E come lo organizza? Chiede al giovane Giosuè di scegliere alcuni uomini validi per ingaggiare la lotta, per ingaggiare il combattimento. E nello stesso tempo egli assicura il suo sostegno, per così dire, spirituale, perché dice che salirà insieme ad Aronne e a Cur sulla cima di un colle da cui potrà osservare bene il combattimento e pregherà tenendo in mano il bastone di Dio. Vi ricordate quel bastone, quella verga con cui già Mosè aveva ottenuto prodigi da parte del Signore, non ultimo quando con quel bastone aveva battuto sulla roccia e dalla roccia era scaturita l'acqua per dissetare il popolo. Notiamo qui due cose, se ne possono notare anche molte altre, ma vi chiedo di notare queste due cose. Anzitutto che la lotta contro gli amaleciti viene sostenuta contemporaneamente dall'azione dell'uomo e dall'intervento prodigioso di Dio. Questa, se volete, è una costante anche della nostra fede. In ultima analisi, noi possiamo dire che le nostre vittorie anche spirituali le possiamo ottenere sempre con la nostra azione umana e con la grazia di Dio. Pensate che questo poi sarà, come dire, una costante anche nell'azione sacramentale. C'è il lavoro dell'uomo, il pane, il vino, per dire, nell'Eucaristia, e però c'è la potenza dello Spirito Santo. Azione dell'uomo e azione di Dio vanno di pari passo. Seconda cosa che possiamo notare, che dobbiamo notare, è che Mosè non appare mai nella Bibbia come un guerriero, come un capo militare. Mosè è sempre l'intermediario fra Dio e il popolo, l'intercessore, per così dire, no? Ed esercita un ruolo assolutamente spirituale. Non so se mi sono spiegato. Non c'è mai in mano un'arma a Mosè. Mosè non è per niente un guerriero, un capo militare. Versetto 10. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del monte, del colle. E quindi il versetto 10 si limita a sottolineare che il piano di battaglia, il piano, la strategia del combattimento pensata da Mosè viene attuata. Il giovane Giosuè esegue gli ordini ricevuti da Mosè. Mosè sale sul colle insieme a suo fratello e a un certo Cur, di cui per la verità non sappiamo nulla, di Aronne sappiamo invece parecchio. Versetti 11-12 sono i versetti centrali di tutto il racconto, state attenti. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così
le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Questa è la parte centrale del racconto di stasera. In questa parte si mette in evidenza, come avete sentito, che il successo del combattimento è garantito dalla potente preghiera di intercessione di Mosè. Quando Mosè alza le mani in preghiera, l'esercito israeliano prevale, vince. Quando invece per stanchezza Mosè lascia cadere le braccia, Israele perde, Israele soccombe. È bellissima questa cosa, no? Anche se può sembrare un po' ingenua, se volete, ma è stupenda. Ci tornerò perché questo è il contenuto centrale del brano che stiamo analizzando. Come dire, la forza ai soldati capitanati da Giosuè, ai soldati ebrei, viene data da Dio, e senza la potenza di Dio Israele è destinato a soccombere. È talmente vera questa cosa che i due aiutanti di Mosè, Aronne e Cur, a un certo punto escogitano questa cosa, no? Gli mettono una pietra su cui Mosè si può sedere e tutti e due, uno da una parte e uno dall'altra, sorreggono le braccia di Mosè perché non si stanchi di tenerle alzate queste braccia. Dice, ma per forza le braccia di Mosè dovevano essere? Non potevano essere le braccia di un altro? Noi possiamo dire, attenzione che questo è importante, poi ci tornerò anche nel foglio che vi ho scritto perché vorrei che i gruppi di condivisione si fermassero su questo, poi ci tornerò. Noi possiamo dire che ovviamente tutti possiamo pregare per gli altri, cioè tutti possiamo intercedere per gli altri, non c'è dubbio. Se tu mi dici prega per me, io lo posso fare, come io lo dico a te, Papa Francesco lo dice a tutti, per favore pregate per me. Questa è la preghiera di intercessione, tutti possiamo farla. Ma in alcuni casi l'intermediario, l'intercessore devono godere di una speciale chiamata di Dio e di una speciale consacrazione di Dio. Non dimenticate che Mosè è stato chiamato da Dio nel roveto ardente, ve lo ricordate? Mosè ha ricevuto una speciale chiamata di Dio. Senza questa chiamata e per così dire questa consacrazione e missione, Mosè non avrebbe fatto nulla. Io, per farvi capire, penso al fatto che solo il sacerdote può celebrare quella potentissima preghiera di intercessione che è l'Eucaristia. Se ci sono 1000 fedeli e manca il prete, noi abbiamo dovuto togliere la messa del mattino perché non c'è più Padre Reno. Ma come? Ma mentre sarebbe comodo, eccetera. Però chi ha il potere, in questo caso sacramentale, di celebrare l'Eucaristia? Cioè, beh, Marchia, non ne faremmo tutte a stendere le mani sul pane e sul vino, a dire prendete e mangiatene tutti? Certo che ne faremmo tutti. Nessun dubbio sul fatto che ci riusciamo. Capite quello che voglio dire? Cioè, è questo che ci fa capire il motivo per cui Aronne e Cur aiutano Mosè a tenere alzate le sue braccia fino al tramonto del sole. Dice, ma perché devono essere le braccia di Mosè? Chiaro o no? Ci sono preti anziani, malati, che vengono accuditi da familiari, da persone di servizio.
insomma non sa c'è la missa quella dei rosari ci sai, però mi seguite nel io ogni anno quando vado in Sardegna vado sempre a trovare un mio amico sacerdote che poveretto ormai da tanti anni è in casa malato, malato grave, però lui celebra tutti i giorni la messa in casa con sua sorella che è più anziana di lui, mi fanno una tenerezza proprio infinita, perché, perché poi quando ci vado io poi concelebro insieme a lui. Tra l'altro capita quasi sempre che il periodo in cui io vado in Sardegna e racchiude anche il giorno in cui lui fa l'anniversario di ordinazione sacerdotale, quindi quello è il giorno in cui io in genere vado a casa sua, concelebro, ma mi rendo conto che è più sua sorella che dice la messa, cioè in qualche modo, perché lui è, intanto è quasi cieco e quindi non legge quasi niente, però, quindi vi lascio immaginare, lui va a memoria, insomma, meno male, più o meno. Allora, però, le parole della consacrazione, chi le può efficacemente pronunciare? Lui anche confessa, ci vanno persone a casa, chi può assolvere? Dice, ma proprio uno malato, mischino, no, però lui è sacerdote. Ecco perché dico, mi ha fatto pensare questa cosa che sti due sostengono le braccia di Mosè, dice vabbè, ma tale, levate che ora prego io. No, non è la stessa cosa. Non è difficile, infine, vedere in questo gesto di Mosè, questo è il gesto, no? Le braccia allargate, non è difficile vedere in questo gesto di Mosè le braccia allargate, una anticipazione, una prefigurazione della potentissima intercessione di Gesù che sulla croce spalanca le braccia per redimere l'umanità dal peccato. Le braccia di questo potente intercessore che è Mosè sono già la prefigurazione delle braccia di Cristo crocifisso. Guardate che sarebbe interessante farvi vedere, ma non lo faccio stasera, tutto il possibile confronto, raffronto tra Mosè e Gesù. Pensate, sia Mosè che Gesù vengono salvati da una strage di innocenti, partiamo da lì. Sarebbe interessante fare tutto questo raffronto, no? Versetto 13. Versetto 13. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo passandoli poi a fil di spada. La conclusione della battaglia è vittoriosa. Giosuè sconfigge gli amaleciti e li passa a fil di spada. Ancora una volta io debbo qui precisare che questo linguaggio così violento, no, li passò a fil di spada, non è necessariamente da prendere alla lettera, perché vi ho spiegato più volte che questo linguaggio è più un genere letterario che serve a descrivere la potenza di Dio, la grandezza anche di questa vittoria. È un testo che risale a oltre 3.000 anni fa, se volete è un linguaggio crudo, molto violento. In ogni caso nel Nuovo Testamento non si parla mai di una vittoria in termini militari e meno che meno di una vittoria con l'uso delle armi. A me è venuto in mente, quando ho pensato questi appunti, la scena della cattura di Gesù nel Getsemani. Vi ricordate che Pietro prende una spada e taglia addirittura
l'orecchio di uno dei catturatori di Gesù e Gesù lo rimprovera. Riponi la spada nel fodero perché chi di spada ferisce, di spada perisce. È uno dei detti evangelici più famosi, a testimonianza del fatto che mentre nell'Antico Testamento si usa ancora questo linguaggio violento, crudo, militare per descrivere la potenza di Dio, nel Nuovo Testamento, in particolare nel Vangelo, in Gesù, questo linguaggio non c'è più, questa pratica non c'è più, quest'uso delle armi non c'è più. Gesù vince soccombendo, Gesù vince amando, non certo uccidendo a fil di spada, insomma, ecco, differenza importante. Ultimi versetti, 14-16. Allora il Signore disse a Mosè: scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuè. Io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo. Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò il Signore e il mio vessillo e disse: una mano contro il trono del Signore, vi sarà guerra per il Signore contro Amalek di generazione in generazione. Questi ultimi versetti vogliono mettere in risalto il carattere fortemente simbolico della figura di Amalek. Intanto avete sentito che Dio assicura a Mosè che egli cancellerà del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo. E Mosè, costruendo un altare in onore del Signore, afferma nel versetto finale che vi sarà guerra per il Signore contro Amalek di generazione in generazione. In fondo, al di là del fatto storico del combattimento di Israele con gli amaleciti, Amalek è simbolo del nemico di Dio, del nemico del popolo di Dio, del nemico assoluto che il popolo di Dio deve contrastare, combattere con la forza che gli viene dal Signore. Chi è questo nemico di Dio che noi possiamo combattere solo con la forza che ci viene dal Signore? È facile a questo punto rispondere: il demonio, il diavolo. Allora sì che ci sta anche il linguaggio truce. Trapassiamolo a fil di spada, facciamolo, schiacciamogli la testa. Vabbè, tutti i linguaggi che volete usare si capiscono meglio. Abbiamo tutti un Amalek contro cui combattere, forse ne abbiamo più di uno. E questi nemici di Dio che contrastano coloro i quali si sforzano di fare un cammino di fede, di vivere una vita santa, una vita di grazia, una vita secondo il Vangelo, possono essere combattuti e sconfitti soltanto con la forza della preghiera. L'esorcismo stesso, che cos'è l'esorcismo? È una preghiera. Uno potrebbe dire: ma come? L'esorcismo è una preghiera. La Chiesa altra forza non ha se non la forza della preghiera. Anche qui, però, attenzione, per esempio l'esorcismo lo può fare solo il sacerdote autorizzato espressamente dal vescovo. Questo per essere chiari ancora una volta, perché ci sono forme a volte di non chiarezza su questi punti. Bene, io vorrei invece utilizzare un po' più di tempo per leggervi quello che vi ho preparato nel foglio. E al solito salto la lettura della sintesi del brano, che però è importante per i gruppi di condivisione, perché la sintesi del brano è utile proprio per iniziare la condivisione. Io ho concentrato tutti gli spunti di riflessione stasera
sulla preghiera di intercessione. Guardate che la preghiera di intercessione è una delle sette opere di misericordia spirituale. Non so se vi ricordate le sette opere di misericordia spirituale, ma l'ultima è pregare per i vivi e per i morti. Adesso io qui non parlo della preghiera di intercessione per i morti, che comunque sarebbe interessante, perché qualche volta ve ne ho accennato alla dottrina del purgatorio, alla preghiera per i morti, soprattutto nel campo dell'Eucaristia, eccetera, eccetera. Ma parlo della preghiera di intercessione per i vivi, che è un'opera di misericordia spirituale. Ho scritto qui cinque punti, spero che possano essere utili per la condivisione nei gruppi. Ripeto, di questo brano che abbiamo analizzato stasera, mi pare che il contenuto principale siano le braccia alzate di Mosè, cioè la preghiera di intercessione. Allora, primo punto, molti ritengono che la preghiera per gli altri sia inutile e che conti solo agire concretamente in loro aiuto. Per esempio, molti si chiedono che ci stanno a fare le monache di clausura, no? Molto più valide sono le suore di vita attiva che si prodigano per il servizio concreto ai poveri. Però chi dice questo, per esempio, non sa forse che ne so, le suore di Madre Teresa di Calcutta, che certamente sono al servizio attivo dei poveri, passano 2 ore al giorno di adorazione, 1 giorno alla settimana non escono e fanno il ritiro spirituale, la messa tutti i giorni e quant'altro. Quindi di che stiamo parlando? Però c'è l'idea che la preghiera sia una cosa inutile, o che la preghiera sia riservata a quelli che hanno tempo e non hanno niente di meglio da fare, perché ecco, le vecchiette, le persone anziane sole, cioè, ma chi ne hanno che fare, non hanno tempo per pregare. In realtà impegnarsi a favore degli altri e pregare per loro vanno di pari passo. San Benedetto da Norcia, che fu il fondatore del monachesimo in Occidente nel IV secolo, coniò quel famoso detto ora et labora, prega e lavora, prega e lavora, et, non o l'uno o l'altro. Lui volle che i monaci facessero entrambe le cose, ancora oggi questo è il cardine del monachesimo. La preghiera di intercessione svolge un grande ruolo nella storia. Possiamo pensare che se il mondo non precipita del tutto nel caos è perché ci sono molte persone che pregano anche nel nascondimento dei monasteri, amici cari. Io ho visitato per esempio la Certosa di Serra San Bruno con un gruppo di sacerdoti teologi morali, abbiamo avuto addirittura la possibilità specialissima di essere guidati dallo stesso priore a visitare alcuni luoghi di clausura. È impressionante come vivono i monaci maschi certosini, che si alzano alle 2 di notte, vanno a pregare il monos monaco da solo e poi recitano. È bellissimo andare in un monastero di carmelitane, di clarisse, di benedettine, sentire i salmi cantati di notte, di giorno, è un paradiso. Ma liturgie solenni, canti bellissimi, per chi se non li sente nessuno? Ah no, li sente il Signore. E sappiate che questi monasteri ci sono, notte e giorno. Io sono convintissimo che se il mondo non precipita del tutto nel caos è perché ci sono questi consacrati e queste consacrate che anche nel nascondimento di un monastero pregano. E molte volte io mi sono affidato alle preghiere, specialmente delle carmelitane, che sono quelle che conosco di più, perché credo nell'efficacia della preghiera.
Secondo punto, pregare per l'altro significa immedesimarsi in lui, nella sua sofferenza, nel suo bisogno, nel suo desiderio, e quindi significa creare un profondo legame con lui, sentire per lui una particolare benevolenza, perché mi sta a cuore il suo bene. Questo significa, cioè, pregare per l'altro è un atto di amore. Io prego per l'altro perché lo voglio bene, perché invoco la benedizione del Signore su di lui, perché lo voglio sostenere. Ma lo sentite Papa Francesco, che guardate che è impressionante, non finisce mai un discorso, è vero, senza dire per favore pregate per me. Tutte le volte, ormai lo sappiamo a memoria, e invece lui lo dice. Dice perché ne ha bisogno. E quando noi recitiamo il rosario sempre preghiamo per le intenzioni del Papa, sempre. E ci crediamo che il Santo Padre, il Papa, il pastore della Chiesa Universale, ha bisogno di molto sostegno. Terzo, sono tanti i modi di pregare per l'altro. Invocazioni spontanee, recita del rosario o di un salmo, adorazione eucaristica, uno può andare anche alla Cappella Tabor utilmente, Santa Messa. Attenzione che la Santa Messa si può applicare anche per i vivi, ed è una cosa che molti cattolici sconoscono, pensando che la Messa sia solo per i morti, per i defunti. Io sono convinto che tante volte ne abbiamo più bisogno noi vivi. Potete far celebrare anche una messa per i vivi. L'occasione di un compleanno, di una malattia, di un... quello che volete voi. E poi anche l'offerta di un digiuno o di altre rinunce. Quando la preghiera è rafforzata da un digiuno, da una rinuncia, da una mortificazione volontaria, allora ha ancora più efficacia, ancora più effetto. Alcuni pensano, quarto punto, che la preghiera sia inutile perché Dio ha già deciso tutto, il famoso destino, no? È destino, ogni cosa è destino. Oh, non è cattolico dire ogni cosa è destino, eh? In realtà è vero che noi possiamo dialogare con Dio, possiamo commuovere il cuore di Dio, possiamo manifestargli la nostra fiducia. E quando preghiamo con fede per gli altri, riusciamo a vedere le cose in modo diverso, e comunque vada, riusciamo ad accettare la volontà di Dio. Stamattina sono stato a trovare la moglie di Franco in poco, di cui ieri c'è stato il funerale, no? La coppia l'avevo sposata io. È stato bello questo dialogo, commovente, no? Ci sono andato con Peppe Cavaleri. Commovente. Che a un certo punto lei, un anno intero che accudisce il marito malato, no? Dice, ma io un po' mi ero seccata con Dio, è arrivato il momento che però poi quando non ce l'ha fatta più ho detto va bene, sia fatta la tua volontà, mi sono arresa. Ecco, la preghiera serve anche per questo. Io non ce la faccio a lottare con Dio, no? Perché vince lui. C'è quel canto, mi arrendo al tuo amore, no? Molto bello. Allora che cosa voglio dire? Voglio dire che comunque la preghiera di intercessione può commuovere il cuore di Dio, però in ogni caso dobbiamo sempre aggiungere sia fatta la tua volontà. Mi seguite, sì o no? Guardate che questa storia di Mosè che intercede è presentissima nel libro dell'Esodo. Vi ricordate per esempio quando gli ebrei si costruiscono il vitello d'oro e Mosè intercede, quando si ribellano e Mosè intercede e ci dice: oh Signore, Signore,
pazienza, che ci vuoi fare? Io lo traduco in siciliano. Se poi tu li stermini tutti, poi che può morire? Li ha fatti uscire dall'Egitto e poi li sta facendo morire. Facciamo malafiore, signore, tale va. Bellissima sta intercessione, no? Io ve lo traduco alla siciliana, no? È bella o no? Questo dialogo che vuole commuovere il cuore di Dio. Ultimo punto. La preghiera agisce in modo misterioso, che noi non siamo in grado di descrivere. È difficile dire come il Signore agisce nel cuore del fratello per il quale preghiamo. Per esempio, forse il Signore modifica i suoi pensieri, i suoi sentimenti. Forse gli invia un angelo per consolarlo, forse gli suggerisce il giusto consiglio. Certamente la preghiera non è mai inutile ed è un grande atto di amore per il fratello per il quale noi desideriamo tutto il bene possibile. Anche nel caso di un malato terminale, guardate, è impressionante. Io ve lo posso dire alla luce di 36 anni di vita sacerdotale. Le poche volte che mi invitano a celebrare l'unzione dei malati sono sempre momenti di grande intensità spirituale e non ho mai trovato un malato che rifiutasse. Ho sempre trovato familiari scantati, impauriti, tutti pigliati di sempre. Mi credete se vi dico che così? Mai trovato un malato, mai. Anche il malato che in vita è stato più ostile, più lontano da Dio. Quando tu ci vai e ci dici, ma preghiamo insieme? Sì. Sì. Quindi il Signore agisce. Perché dovremmo privare anche i nostri malati? E avere tutto sto scanto, no, sape, faccia in modo che non si renda conto. Ma noi siamo cristiani, quando ragioniamo. Però poi il funerale in chiesa, con la pompa magna, con tutto lo seguito, con i fiori, lo spreco, ma che serve tutto? Ci venisse a dare una benedizione, ancora è cavolo, da lei. Vi assicuro cose vere, ma perché non mi chiamava quando era vivo e mi chiama ora che è morto? Faccio mica il becchino, con tutto il rispetto per chi fa il becchino, ma mi capite? Viene la rabbia. Come si può far morire una persona senza sacramenti? Amone, capite? Allora la preghiera di intercessione agisce anche nel malato terminale, il quale può finire la sua vita terrena con la consolazione che gli viene dalla fede, da Dio. Noi preghiamo anche per la guarigione, ma che c'è dubbio che preghiamo per la guarigione? Ma non possiamo pretendere di fare i conti in tasca a Dio. Dio sa quello che è il nostro. Sempre dobbiamo dire: Signore, io ti chiedo questo, però sia fatta la tua volontà. Mi sembra importante allora questo brano di stasera. Ecco, adesso ci mettiamo a pregare con l'aiuto di Gerardo e Sara, e poi vi chiedo, dopo la preghiera, di fermarvi ancora 2 minuti esatti per degli avvisi. Salvatore, il canto Le mani alzate, numero 92, solo il ritornello. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo. Le mani alzate verso te, profondo,
Signore, ti preghiamo per gli uomini soli e sfiduciati, per i disperati e gli scoraggiati, per i sofferenti di ogni genere, soccorrili con la potenza del tuo amore. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo. Le mani alzate verso te, Signore, gioia in me nel profondo. Ti preghiamo, Padre, per i bambini e in particolare per quelli abbandonati o privi di genitori. Fa che trovino conforto e sostegno nelle strutture di accoglienza e nella nostra azione solidale. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo. Le mani alzate verso te, Signore, gioia in me nel profondo. Signore, ti affidiamo gli sposi in difficoltà, le coppie in crisi, le famiglie in cui regnano il disordine morale e la violenza. Intervieni, Signore, con la grazia del tuo Santo Spirito. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo. Alzate verso te, Signore, gioia in me nel profondo. Ti preghiamo, Padre, per i giovani, perché possano trovare un orientamento sicuro nella loro vita, evitando di rifugiarsi nel vuoto esistenziale, nella droga, nell'alcol, nel gioco. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo. Le mani alzate verso te, Signore, gioia in me nel profondo. Yeah.